Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, tra i viali che costeggiano anche l'orto del convento. Oggi ci troviamo qui perché sicuramente sarà stato questo uno dei primi ambienti che nel 1916 Padre Pio ha calpestato, ha visto, sicuramente avrà fatto delle passeggiate con i suoi nuovi confratelli, ovvero lui momentaneamente, provvisoriamente, era stato inviato qui a San Giovanni Rotondo a passare un po' di tempo. Poi quella situazione provvisoria è diventata definitiva perché lui stava bene qui. Siamo nel 1916, il 6 settembre. È la prima lettera che noi conosciamo che Padre Pio scrive da questo convento al suo caro ministro provinciale. Lui era già arrivato qui due giorni prima, il 4 di settembre. Sono già due giorni che mi trovo qui. Il viaggio riuscì, grazie a Dio, discretamente bene, soltanto che mi scombussolò un po', ma il tutto va insensibilmente dileguandosi. Chi può, padre mio, mettere a nudo le pene superlativamente grandi del mio spirito? Mi sento morire in ogni istante, mi pare di vacillare in ogni momento, eppure subirei infinite volte la morte, innanzi di offendere il Signore ad occhi aperti. Sono messo alla prova di tutto, vivo in una perpetua notte, questa notte non accenna affatto di ritirare le sue folte tenebre per dar luogo alla bella aurora. Iddio lo sento nel centro dell'anima mia, ma non saprei dirvi il come lo sento. Questa di lui presenza, lungi dal consolarmi, accresce all'infinito il mio martirio, che in ogni istante mi fa cadere in un deliquio estremamente penoso. Lo sento su me presente, eppure la sua presenza, di quanta caligine è rivestita, il mio sguardo è sempre fisso in questa misteriosa e strana presenza, e più vi fisso lo sguardo e più maggiormente sento accrescere le mie pene interne, perché l'oggetto da contemplare si va sempre più ingrandendo, tenendosi sempre più nascosto. Lo confesso, padre mio, io sono un cieco, non saprei se colpevole o senza colpa, ma in ciò che riguarda la suddetta presenza mi pare di vederci troppo bene. Ma a che pro per me questa eccezione, quando d'essa non mi reca sollievo alcuno, anzi è d'essa quella che attualmente tutto mi crocifigge e mi rende insopportabile la vita? Non sarebbe il meglio per me che anche questa eccezione così triste sia rimossa da me? Forse la posizione non sarebbe anche meno penosa e più sostenibile? Ahimè, questa vista terribile mi uccide, mi fa uscire in amari ruggiti. Ma fiat, in tutto la volontà di Dio.